Che bella storia, guardate dove siamo. Guido Cantini a bordo della sua barca, come si chiama la barca, Guido? Han of Chaos, proprio gli hai lasciato il nome inglese suo, proprio quello, proprio molto inglese, perché of Chaos addirittura. Guido Cantini, per chi non lo sapesse, tutta la vita ha fatto il fotografo molto anche di vela, ma non solo di vela, no? Ma tanto, era uno dei migliori fotografi in circolazione, ma lo è tuttora sicuramente, però da alcuni anni folgorato sulla strada della Golden Globe Race, la famosa regata di Don McIntyre, il giro del mondo vintage come lo chiamiamo noi, o retro, no? Senza assistenza, con barche, e lo vedete, eccola qua, questa è proprio la barca sua, pronta per una prossima Golden Globe Race. Stai seguendo quella attuale? Sì, gli ultimi sviluppi. Sì, sto seguendo quella attuale perché ci avrei anche dovuto partecipare, se non che poi dei fatti abbastanza spiacevoli di famiglia mi hanno vietato di partecipare, per cui è per il 2026. 2026, è bellissimo sentirti parlare e vederti a bordo della barca finalmente, perché abbiamo sempre così interagito in lontananza. Guido si prepara con la barca, un po' di foto, tra l'altro c'è una foto tua, credo, fatta col drone, non lo so, una foto molto bella di questa barca al tramonto che abbiamo usato recentemente nei comunicati e nella presentazione proprio di questa Roma per due. Allora, raccontaci la barca, come l'hai trovata, come l'hai scelta, come ti sei avvicinato, perché questa Golden Globe Race? Allora, la barca l'ho trovata in Inghilterra, in realtà non era la mia prima scelta, la prima scelta sarebbe stato un Rustler, se non che costavano troppo e non erano disponibili, ma soprattutto costavano troppo. Ho trovato questa che mi sembrava comunque un'ottima barca e poi ha dato dimostrazione di esserlo. Ho già fatto circa 10.000 miglia con lei in preparazione per il 2022, che poi non è successo all'ultimo momento purtroppo, e non gli ho cambiato il nome perché, come si sa, certo, porta bravo, sfiga cambiare il nome. 35 piedi, quant'è questa? 34, ma è una linea d'acqua abbastanza lunga, non ha uno scafo particolarmente filante esteticamente, ma ha un'ottima prestazione nonostante sia un 34. Senti, allora, saresti il primo italiano, avevamo Francesco Cappelletti che ha fatto una partenza un po' in ritardo, un po' avventurosa, è dovuto interrompere prima il Golden Globe Race. C'è stato un italiano che lo fece, il primo proprio, Alex Carozzo, addirittura anche lui non l'ha finito. Però, a parte la storia e soprattutto quello che sarà il futuro, che ti auguriamo bellissimo, tu cosa pensi di questa regata? Perché per averla scelta, no? Una regata particolare nei tempi moderni, fare un giro del mondo con una barca con la chiglia lunga e completamente senza elettronica, quindi senza timoneria automatica, col timone a vento, cioè che tipo di vela è? Perché ti ha intrigato? Ma soprattutto perché, diciamo, per cercare di conoscere i miei limiti, io sono sempre stato un appassionatissimo di vela, anche se poi purtroppo per tanti anni, nonostante abbia frequentato i campi velici, era sempre come fotografo e molto poco come velista. Diciamo che la cosa che più mi piace è proprio la purezza, il fatto di usare pochissimi mezzi e comunque di avere la soddisfazione di sapere dove stai nonostante hai quattro aggeggi e poco di più. Senti, mi fa sorridere il fatto che c'hai la bandiera italiana, cioè la bandierona inglese a poppa, no? Però c'è la bandiera italiana che, essendo a destra, credo che rappresenti l'armatore, se la mettevi a sinistra era per... cioè come l'hai messa questa? Perché sei in Italia, hai messo la bandierina lì? A destra è bandiera... quella dell'armatore. La bandiera di cortesia, quindi quello che dicevamo prima, bandiera di cortesia perché sei in Italia, ma tu sei italianissimo. Il tuo programma è perché la Roma per due, anzi per uno nel tuo caso, perché la fai in solitario? Che cosa ti aspetti da questa regata? Allora, il programma è sostanzialmente quello di continuare ad allenarsi in vista della Golden Globe del 2026, e per cui, siccome era da parecchio tempo che volevo fare la Roma per uno nel mio caso, quest'anno finalmente sono riuscito, anche perché la barca era già molto pronta per il, anzi prontissima devo dire, per il Golden Globe. La vediamo che è veramente come nuova, proprio bellissima, complimenti. E di conseguenza
la volevo fare, è una cosa, sarà una regata difficile, non è facile come regata, però ci sta, è una bella misura, non ti occupa troppo tempo ed è bellissimo il percorso, per cui... E dopo come sarà la lunga attesa fino al 2026? Ma allora appunto il programma è quello di fare una regata lunga, molto più lunga di questa. Negli anni prossimi c'è il Royal Western Yacht Club che ha organizzato questa nuova regata che è Round Iceland. E per cui l'anno giro intorno all'Islanda. Giro intorno all'Islanda che parte a maggio, per cui durissimo, però ci vorrei provare. E poi c'è la Ostar in solitario, eh? Sì, in solitario perché è per due o per uno. Okay. E poi c'è la Ostar che vorrei riprovare dopo il fallito tentativo del 21. E, quindi basta, ormai la tua vita è questa barca, la vela, il progetto con questa barca. Che fai nel tempo libero, Guido? Provo a lavorare. Senti, a parte gli scherzi, stai seguendo un pochino le ultime della Golden Globe? Cioè Kirsten Neuschaffer, la sudafricana in testa, piena di tifosi che la seguono anche dall'Italia, poi c'è stato l'ultimo purtroppo salvataggio rocambolesco davanti all'Argentina di Herbert Jones. Sì, la seguo molto da vicino perché naturalmente quotidianamente praticamente la seguo prima di andare a letto, mi faccio sempre il controllo, tutti i miei calcoli, i ragionamenti, i venti, le varie storie anche, perché mi interessa, soprattutto il meteo mi interessa, quello è l'aspetto che più mi interessa, e naturalmente ho una grande ammirazione di Kirsten perché viene dalla stessa città in cui io ho abitato per 13 anni, per cui diciamo... Quale? Port Elizabeth, per cui semiconterranea. E poi è una ragazza tosta, è molto brava, una brava velista, è una bravissima marinaia, per cui... e si vede, insomma, direi che quello che sta facendo lo dimostra. Poi mi è dispiaciuto molto per Ian, a riprova del fatto che se non giri Cap Horn nel periodo giusto rischi veramente grosso, e basta una volta, con queste barche poi che sono piccole. Basta una volta, c'era uno che ci ha scritto un libro, Once It's Enough. Bene, grazie Guido Cantini, complimenti, seguitelo, lo seguiremo, ti seguiremo tantissimo, a partire da domani, partenza della Roma. Ciao, la diretta, ciao ciao. Ciao ciao a voi.